make-up. Oggi ho fatto una sorta di smokey eyes con i toni del verde e marrone e un po' d'oro. E ho usato i prodotti della Neve Cosmetic, il verde, l'ombretto quello minerale e la matita, che vi dissi che mi piaceva l'abbinamento di questi colori con i miei occhi castani. E quindi vi ho fatto il video. Allora, come base ho messo semplicemente per la prima volta il mio nuovo correttore dell'Avril. Questo qui, il numero, non so, è il color nude comunque, molto molto carino, non mi dispiace il risultato, è abbastanza coprente, l'ho usato sia per le occhiaie che per qualche brufoletto, quindi per qualche imperfezione. Dopodiché ho fissato il tutto con un po' di cipria della Essence, questa minerale matte, effetto matte, e nient'altro. Allora, parto subito con il make-up sugli occhi. Allora, andiamo. Allora, come prima cosa userò i colori chiari presi da questa palette della Slick, non so, make up comprata l'anno scorso da Sephora, e prenderò il color questo qui, che è più o meno un color burro, e lo metterò su tutto. Occhio. Come base. Una base molto 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 chiara. Ok, quindi vedete, proprio chiara chiara chiara. Dopodiché prenderò da questo ombretto della It Style, che ve lo faccio vedere perché si è distrutto. Comunque è un color oro, e lo andrò a mettere solo nell'angolo interno dell'occhio per dare un po' di luce, e lo picchietto. All'interno e salgo leggermente su, però resto abbastanza vicina all'attaccatura. E per il momento lo lascio così, si intravede molto chiaro. Dopodiché, nella parte centrale dell'occhio, andrò ad usare questo ombretto che mi arrivò in omaggio con l'ordine su Neve Cosmetic, questo bellissimo verde, e il numero non c'è, comunque un bellissimo verde verde ottaneo, ne ho già parlato in un altro video, e vado ad usare pennellino. Questo è un pennellino dell'Avon, lo vado a picchiettare nella parte centrale dell'occhio e salgo un pochino e mi sposto leggermente verso l'esterno. Bellissimo questo colore. Mi avvicino alla piega dell'occhio. Vedete, sono salita fino alla piega dell'occhio. E lo lascio così per ora. Dopodiché,
con un altro pennello vado a prelevare sempre da questa palettina il marrone, questo marrone qui, abbastanza scuro, e vado dall'angolo esterno e salgo un po' e mi avvicino al verde. Dopodiché, con un pennellino da sfumatura, questo qui della Kiko, inizio a sfumare. Vado proprio a sfumare tre colori insieme e salgo un po'. Vedete? I tre colori si sono sfumati insieme. Dopodiché, sempre con questo pennellino qui a penna, vado a prelevare il colore, quello un pochino più chiaro, questo qui, questo qua, e prima di finire il tutto lo vado a mettere sotto l'arcata sopracciglia. E vado a continuare poi a sfumare un altro poco, salendo leggermente al di sopra della piega dell'occhio. Dopo aver sfumato, vado ad intensificare leggermente il verde che voglio che comunque vada, si veda bene. L'angolo interno con l'oro, vado a illuminare l'occhio. Ora, nella parte inferiore vado a fare la stessa cosa, cioè nell'angolo interno vado a illuminare con l'oro. Nella parte centrale andrò con il verde. E nell'angolo esterno vado con il marrone. E salgo leggermente. Un altro piccolo. Ritocco. Ok. Va bene. Ok, questo è
più o meno il risultato. Dopodiché vado a mettere come matita la pastello sempre in Neve Cosmetics. Mi tengo molto sottile, cerco di rimanere molto attaccata alle ciglia. Voglio che sia una linea molto sottile. E poi salgo. Vado anche nella rima interna. Ecco, vedete, quasi non si vede la matita, però mi piace questo effetto. Veramente un trucco facilissimo. Un altro piccolo ritocco qui. Controllo che gli occhi siano uguali. Ora vado a definire le sopracciglia con la matita della Essence, questa qui, il 4 color blonde, che mi sta piacendo tantissimo. Veramente mi sto trovando molto molto bene con questa maglia e vado a pettinare. Vado a finire tutto con un bel po' di mascara. Vado a usare questo qui della Essence, il Love Extreme, che l'ho ricomprato. Vado anche sulle ciglia inferiori, senza esagerare. Poi vado a completare con il mio mascara preferito, il Vamp, che dà un effetto ciglia finte. Adoro, guardate qua. Io spero che con questa luce si veda qualcosa. Vedete che effetto meraviglioso. Poi finisco sulle guance, metterò il blush della Essence, questo qui, il color pesco che sto per finire. Bene, pochissimo. Vado verso le tempie, sfumo bene,
vado ad illuminare un po' col tutto con l'illuminante della Collistar, questo qui, il numero 2. Prendo il mio pennellone e vado un po' a dar luce al mio viso. E ora, per quanto riguarda le labbra, resto abbastanza neutra, quindi userò la mia matita che ormai è diventata minion della Neve Cosmetic, che ricomprerò assolutamente, la numero M203 Marmotta Rose. L'abbino alla matita, scusate, al rossetto, questo qui della Kiko, al Long Lasting, il numero 06. Quindi, mettiamo il rossetto. Mi tengo abbastanza sul neutro. E niente, ragazze. Questo è il mio trucco. Vado a dare un'altra sfumata, una sfumata finale. L'ho sistemata anche all'altro occhio. Questo è il mio smoky sui toni del verde e del marrone. Io spero che si possa vedere qualcosa. Molto, davvero molto semplice. Che veramente potete realizzare tutte. Io spero che vi piaccia, che con questo video sono stata utile a qualcuna di voi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete qualche consiglio da darmi, e noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio e a presto. Ciao!